Prima di partire vi ricordo che martedì 9 giugno ci sarà la live di Calciomercato sulla piattaforma Viola, quindi mi raccomando ragazzi seguitemi anche lì, mi troverete come ZetaCloud TV. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Carriera Primavera con la nostra Inter. Mi raccomando ragazzi, se volete essere salutati in un prossimo video potete o abbonarvi, ovviamente io vi nominerò nel prossimo video, oppure passate da tutti i miei social che trovate nel link di riferimento in descrizione. E una volta iscritti a tutti i link mi mandate gli screen ovviamente su Instagram e io ovviamente vi saluterò nel prossimo video, quindi passate da tutti i link di riferimento in descrizione, iscrivetevi e io vi saluterò. Adesso ragazzi dedichiamoci alla nostra carriera e vediamo un po' le partite che avremo oggi. Allora andiamo a vedere un pochino il calendario, abbiamo Frosinone e Cagliari che affronteremo oggi. Poi lunedì uscirà l'episodio con tre partite che sono Crotone, Piemonte Calcio e Pordenone. E poi martedì 9 giugno ragazzi faremo una bella live di calcio mercato per la nostra Inter. Ovviamente la faremo sulla piattaforma Viola, quindi vi invito a seguirmi già da adesso. L'orario è da decidere, lo farò decidere a voi con un sondaggio che apparirà adesso in alto a destra nelle schede e poi ovviamente anche nella sezione community. Quindi ragazzi ricordatevi che martedì 9 calciomercato della nostra Inter Primavera. Adesso bando alle ciance e buttiamoci nella mischia. Alleniamo i nostri, vediamo un po' se riescono a aumentare. Merola sta aumentando, invece Esposito è da un po' che non mi dà i frutti necessari. Siamo quinti ragazzi, siamo parecchi distanti dalla vetta che è guidata appunto dal Milan a 48, quindi più 10 da noi. E tutto passa appunto dalle partite che adesso andremo a giocarci proprio col Frosinone che è appunto sopra di noi. Quindi una vittoria servirebbe tantissimo per il morale. Mi sa che è spuntata un'altra partita? No, non è spuntata nessuna partita, benissimo. E allora, ufficio abbiamo, possibili incarichi come CT, non ci interessa. Io direi di fare una bella formazione per questa partita e vedere un po' se riusciamo a battere il Frosinone, perché ci serve tantissimo riuscire a sconfiggerli per superarli in classifica. A breve ragazzi arriveranno anche le divise ufficiali qui sul nostro FIFA 20. Allora, andiamo a stabilire un po' quella che potrebbe essere la formazione titolare di oggi. Barella sta crescendo, Arp a sinistra io lo lascerei, poi Caramo a destra, Pinamonti e Esposito, anche diciamo che la formazione è perfetta così. Chi ci portiamo? Io direi che va bene così, anche se Salcedo, proviamolo al posto di Emerson ogni tanto. Salcedo, dai, vediamo un po' cosa ci riesce a dare questo Salcedino dietro. Io direi che va benissimo così, ci vediamo in campo. Partiti ragazzoni, allora Pinamonti, Esposito ovviamente sempre in avanti, Caramò con la 7. Io ragazzi lo vorrei cedere comunque Caramò, quindi questa è già un'intenzione per la live. Mi raccomando ragazzi lasciate un bel mi piace e soprattutto commentate qui sotto se vi sta piacendo questa carriera, che sto vedendo che sta avendo un leggero calo, forse perché fondamentalmente ho esagerato un po' quegli episodi. Però ragazzi condividete il video, se volete che questa serie continui condividete, lasciate un sacco di mi piace, perché se no effettivamente se vedo che c'è poco supporto ragazzi potrei anche terminarla qui. Attenzione Esposito, 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 Esposito! Ma che gol ha fatto Seb Esposito! Neanche il tempo di cominciare. Intanto ha lasciato la scia chimica in basso, nella proprio a terra. Arp torna dietro. Salcedo. No, era. Sì, era Salcedo. Ragazzi, non ho parole più per definire Seb Esposito. Quanti gol siamo? A quanti gol siamo, ragazzi? 9. Vediamo cosa fa ora. No, ragazzi. Vabbè. Il Frosinone ragazzi parte subito forte anche noi, quindi ci risponde subitissimo al gol che hanno fatto, che abbiamo fatto noi. Guardate qui, ragazzi, va bene, ci sta. Partita spumeggiante, segna Ciano e segna anche Esposito subito. Tutto in parità, ci siamo fatti sorprendere, abbiamo avuto un po' di problematiche dietro. Vediamo un po' Caramo cosa riesce a fare. Sensi, ancora palla per Barella, c'è Esposito un pochino defilato, ma che cavolo ha fatto, dai. Attenzione Beghetto, c'è Kumbulla su di lui, Beghetto riesce a crossare, va Noisden, la allontana, Ciano, Rodin, attenzione ancora il Frosinone con Beghetto, Radu, ragazzi mi sa che questa è una partita abbastanza difficile. Che Salcedo, ma che cosa fai Salcedo, perché sto Shaolin improvviso, no, bravo va Noisden,
Attenzione, Salcedo che proprio torna dietro, non so per quale arcano motivo. Bravo, Esposito, Pinamonti, ancora Esposito, i due attaccanti cardine, Esposito la lancia per Pinamonti che viene intercettato da Capuano. Attenzione, Barella, Barella, Barella. Cosa mi hai sbagliato, Nicolò? Cosa mi hai sbagliato, Nicolò? Non ci voglio credere, ragazzi. Ma cosa? Che errore ha fatto? Ma neanche io in ciabatte. Ma cos'è? Vai, Pinamonti! 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 Il pallonetto! Pinamonti! Aspettate che mi abbasso forse un po'. Con chi parla, Pinamonti? Scusate. Gran gol di Pinamonti, guardate qui, attenzione, forse dovrei abbassare un po' il microfono. Intanto gran gol di Pinamonti, guardate qui. A pallonetto, neanche fosse Ronaldinho, guardate qui, che bel gol. Complimenti a Andrea Pinamonti. E siamo 2-1, non ho visto quanti gol ha fatto Pinamonti, ma dovrebbero essere lì. Fra lui e Seba si contendono lo scettro di capocannoniere. A proposito, ragazzi, li controlleremo. Appena finisce questa partita andiamo a controllare a che punto sono, insomma, i migliori marcatori di questa Serie A. Palla in avanti per Barella, che è pure ammonito. Attenzione, Arp. Partita molto agevole dei nostri. Esposito, Barella. Stavolta niente, ragazzi. Barella non vuole segnare oggi. Attenzione, bella. Salcedo, Eddie, Eddie. Ma cosa stiamo facendo, ragazzi? Eddie Salcedo, anche lui. Vabbè, ragazzi. Guardate che azione, guardate che azione! Incredibile l'Inter che passa a condurre con più 2 Eddie Salcedo. A quanti gol è? Lui invece ha 3 gol. Grande, abbiamo trovato la posizione incredibile di Eddie Salcedo. Abbiamo anche Emers che è diventato un buon 70. Veramente, ragazzi, sta venendo su una bella primavera. Io, ragazzi, voglio puntare su di lui, ricordatevi. Siamo su tutti i giovani dell'Inter. Ricordatevi che martedì 9 giugno ci sarà una live, molto probabilmente intorno alle 4. Ma tutto questo è ovviamente da decidere insieme. Quindi faremo il sondaggio. Mi raccomando, rispondete al sondaggio in alto quando facciamo la live martedì 9 di calciomercato di questa Inter. Intanto, Martello, no, Maiello va a ucciderci Arp. Noi crossiamo il centro in maniera cigna verso Sensi, che è un nano, e niente di fatto, Caramò. Salcedo! Mamma mia, che ciabattata! Finisce qui, ragazzi, il primo tempo. Abbiamo giocato benissimo. C'è poco da dire, fondamentalmente, in questa partita. La Juventus vince, il Milan vince. Niente, ragazzi, sarà difficilissimo recuperare le posizioni lì. Io direi di far giocare Bakayoko, perché non si vede da tantissimo tempo. Può giocare soltanto a destra. Carmo anche, però proviamo Bakayoko a destra, vediamo un po' cosa riusciamo a fare in questo modo. Perché voglio schierare Bakayoko, ragazzi? Perché vi ricordo che inizio stagione stava giocando bene, che per chi si fosse perso i primi episodi andate a recuperarli, perché c'è poi proprio una bella playlist pronta per voi sul canale, andate a recuperarli. Poi un'altra cosa importante, ragazzi, se volete potete abbonarvi per avere un sacco di emoticon, come avete visto inizio video, personalizzate, quindi mi fareste anche un grandissimo favore, insomma un aiuto per il proseguio della nostra avventura qui su YouTube. Attenzione, Salcedo ancora, che schifo! Quindi, ragazzi, mi raccomando, fatelo se vi va. Potete abbonarvi a un costo ovviamente iniquo, che vedrete appunto su internet nel momento in cui cliccherete nel tasto abbonati. Intanto Salcedo sbaglia tutto. Pinamonti, Andrea, 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 Pinamonti. Adesso andiamo a vedere i gol che ha fatto Andrea, che sì, guardate qui come alla Lukaku proprio. Si presenta al pubblico di San Siro. Mamma mia, Pinamonti, che gran gol che ha fatto! Si libera del difensore. A quanti gol è Pinamonti, ragazzi? Dovrebbe aver superato Esposito? No, invece siamo lì. 9 gol Esposito, 9 gol Pinamonti. Ragazzi, commentate qui sotto, secondo voi, chi avrà più gol alla fine della stagione? Guardate, per come si sta mettendo, potrei dire anche Pinamonti, anche se faccio il tifo per Esposito. Però vi posso dire che Pinamonti è più. Si trova sempre al centro dell'azione! Mamma mia, quasi.
ci facevano l'imbucata. Quindi mi raccomando ragazzi, commentate, ditemi qui sotto secondo voi chi sarà capocannoniere e chi vincerà fra Pinamonti e Esposito. Mi raccomando, attenzione, tanto il Frosinone, stiamo molto attenti. Vediamo Caramo a sinistra come si comporta. Caramo, che guardate quante, come si muove macchinosamente. Caramo, bravo Caramo, fai qualcosa di magico. Caramo, chi c'è? No, per Sensi, Barella, ancora Sensi. Sensi si appropria della palla. Sensi, ancora il nostro fantasista. Sensi, a giro! Bardi, mamma mia, Sensi come sta pure giocando lui. Allora, io farei qualche cambio per concludere poi la partita in bellezza. Facciamo giocare chi non ha giocato mai Di Marco al posto di Esposito e Demirovic al posto di Pinamonti, che non si sono mai visti. Vediamo, siamo proprio alla fine, vediamo se riusciamo a far segnare qualche gol anche a loro. Demirovic con la 10, dovremmo cambiargli numero perché la 10 voglio che ce l'abbia Esposito, perché se la merita. Attenzione ancora a Merola, che sembra sempre in sovrappeso. Vediamo un po', Kumbulla, palla per Barella che prova il destro, li stia amarando ragazzi. Attenzione, mancherà proprio uno sputo, mamma mia. Sensi la butta giù, ok. Stavano per farci un gol proprio alla fine. Abbiamo vinto questa partita senza alcun problema. Frosinone liquidato, dovremmo essere molto più avanti. Migliore in campo Andrea Pinamonti, anche se credo che gli altri abbiano fatto anche bene. Tipo ad esempio Esposito, quanto ha preso? 9,4, quindi ragazzi veramente Salcedo anche tanto bene. Barella, Vanois, tutti voti positivi ovviamente. Pinamonti migliore in campo, intervista dopo la partita che è tanto che non la facciamo. E poi ragazzi vediamo un po', il Milan intanto ha vinto sempre 1-0, mentre la Juventus 3-2 risicato contro la Spezia. Pinamonti è stato straordinario ragazzi, c'è poco da dire, complimenti a Pinamonti. Risultato è troppo, sfide cosa significa? Non mi aspettavo questo risultato, non capisco. Sfide, le prime sezioni possiamo fare, abbiamo dominio, no? Allora dobbiamo pensare alla prossima partita. Vabbè, c'è stato quel problema dell'addizione. Adesso ragazzi ci facciamo la partita col Cagliari e ci alleniamo i nostri. Mi raccomando, andate a passare da Interisti Forever su Instagram, una pagina incredibile in cui verrete aggiornati in tempo reale su tutte le notizie della nostra Inter. Mi raccomando, andateli a seguire perché meritano tanto. Queste sono le possibilità di allenamento che abbiamo e vediamo un po', sta cominciando a migliorare Esposito, c'è anche Merola, anche se gli altri ragazzi ancora stanno avendo un po' di difficoltà. Credo che però allenare un singolo giocatore forse potrebbe essere un po' meglio. Il tuo posto in squadra non è a rischio, Ranocchia, non rompere le scatole anche tu. E adesso abbiamo la Coppa Italia contro il Cagliari, che ovviamente viene dalla Serie A. Se non sbaglio avremmo dovuto vincere la scorsa partita, adesso non ricordo bene, vediamo un po' adesso se riusciamo a guardare un po'. Allora Cagliari, no, non avevamo avuto il Cagliari, quindi chi avevamo avuto? Il Pescara, avevamo vinto 3-2, quindi adesso abbiamo il Cagliari, squadra di Serie A. Sarà molto difficile ragazzi vincere. E allora io avevo detto di cambiare i numeri di maglia e lo facciamo già adesso. Lazaro potrebbe tornare. Lazaro quanti anni ha? È un 23enne, quindi ovviamente rientra nella primavera, mentre Politano no. Allora Esposito gli diamo la 10 ragazzi, a Seba Esposito, la 9 a Pinamonti, che se la merita tantissimo ragazzi. E poi vediamo un po' di dare, allora poi vediamo, Salcedo è uno ragazzi da 11, Salcedo è uno da 11 fondamentalmente, gli diamo la 11 a Salcedo e basta. Poi vabbè ragazzi, per il resto mi suggerite voi i numeri di maglia. Ci vediamo in campo contro il Cagliari. Allora, come vedete già la squadra è un po' più stanca. Noi non possiamo permetterci di fare turnover ovviamente, perché abbiamo gli uomini risicati. Però abbiamo Lozek che potrebbe giocare e magari anche Kumbulla al posto di Pierre, che potrebbe far bene comunque. Allora, poi ci portiamo Marco Sala, che sta crescendo egregiamente bene, al posto di un Di Marco molto spento. E potremmo addirittura anche schierarlo al posto di Harp Sala, che a me piace parecchio questo ragazzo. Emers, Barella, Sensi, abbiamo un Salcedo in più che comunque è stanco. E poi Pinamonti, Esposito, potremmo anche provare Manai
che non si vede da tanto tempo al posto di lui. Facciamo giocare Manai Esposito e poi abbiamo anche Colidio e magari Merola lo lasciamo un attimo in panca. Ci portiamo Agumè. Va bene ragazzi, siamo pronti. Partita contro il Cagliari, quindi partita contro una squadra di Serie A. La vedo dura. In diretta ragazzi dal Sant'Elia di Cagliari, partita appunto valevole per la Coppa Italia, il terzo turno di Coppa Italia. Ovviamente ragazzi la nostra primavera dell'Inter incontra una squadra fortissima come il Cagliari, che comunque sto notando ha schierato le seconde linee. Abbiamo Ragazzu, poi questo qui chi è? Vabbè c'è Simeone, è un misto e già però loro ci, mamma mia Radu, ci stavano per purgare. Stiamo molto attenti, hanno anche Raja, un nostro ex in campo. Attenzione, Raja con la 7, Radu la mette giù. Stiamo molto attenti ragazzoni. Attenzione bastoni, fraseggiamo dal basso come è abituato Antonio Conte. Palla larga per Lozek che trova la profondità per Emers, che sbaglia però il controllo. Giocatori da seguire ovviamente Esposito. C'è mezza Europa su Esposito, ovviamente le sue skills in Serie B non stanno passando inosservate. Ragazzi, come vedete il Cagliari gioca a meraviglia, ma Lozek ci mette la testa. Mi raccomando ragazzi, andatevi a mettere una bella sveglia per martedì, perché faremo una live sulla piattaforma Viola, che vi invito appunto a seguirmi anche lì. C'è appunto tutti i link di riferimento in descrizione, mi troverete come Zalclud TV. Fatelo perché è molto importante. Intanto bastoni, ripartiamo dal basso ancora. Partita abbastanza sentita dai nostri. Manai per Esposito che allarga, ma Cacciatore la mette giù. Stiamo molto attenti Raja. Bravo Sensi, ancora Esposito. Palla per Barella, ancora Esposito. Esposito con la 10, il nuovo numero di maglia per Esposito. Esposito torna dietro, bravo Esposito, ancora c'è Emers. No Emers, occasione incredibile della nostra Inter. Ovviamente il sinistro di Emers non è preciso, però ragazzi abbiamo fatto tremare il Cagliari, squadra di Serie A vi ricordo. Dobbiamo stare molto attenti, anche un pareggio ci andrebbe bene, anche se non so effettivamente se qui ci sono, c'è andata e ritorno. Attenzione Manai, Esposito di sinistro, ci prova, mamma mia Seb Esposito, li stiamo facendo sudare ragazzi, li stiamo facendo sudare. Il 3-5-2 di Antonio Conte dà i suoi frutti finalmente, dai. Attenzione al Cagliari, Giovo Pedro, hanno anche Giovo Pedro, attenzione, bravo Marco Sala, bravissimo, che va a chiudere, ripartenza fulminea, ci proviamo con Nicolò, Nicolò, bravo, viene atterrato, questo è calcio di punizione, però attenzione, c'è Seba, Seba, Seba si prende il fondo, vai Seba, ancora Seba, lotta Seba, vai, vai, Reimanai, giocatore infortunato per 3 mesi, torna finalmente in campo. Infortunato a settembre, siamo ovviamente dicembre nel gioco e torna Reimanai al gol. Mamma mia ragazzi, non me l'aspettavo gol di Manai, anche se ovviamente è stato tutto merito di Esposito, non ci voglio credere. Stiamo in vantaggio sul Cagliari, squadra che comunque sta schierando un ibrido fra titolari e seconde linee. Manai a porta vuota, ci mancava che andava a sbagliare, se sbagliavi veramente ti radiavo dall'albo del calcio. 2 gol in Coppa Italia, quindi è proprio la sua competizione, la competizione di Manai. Stiamo molto attenti ragazzi, intanto si è fatto male Barella, brutta notizia. Attenzione, vicini al gol il Cagliari con Diego Simeone, manca pochissimo al fischio del primo tempo, dovrebbe fischiare in questo istante, infatti... Fischia ragazzi, un vantaggio inaspettato, stiamo giocando benissimo ragazzi, stiamo giocando benissimo. C'è poco da dire in questa fase, migliore in campo fino a questo momento ovviamente Esposito, che si sta prendendo tutti i meriti del caso. Io direi di fare una cosina in questa fase, ovvero abbassiamo un po' gli esterni, così da dare un po' più sfoggio alla nostra fase difensiva, anche se... Lozek non è proprio il classico giocatore che può effettivamente giocare difensivamente. Invece Bakayoko, il tuo difensivo sì, già un po' meglio. Quindi abbiamo già la possibilità di poter schierare Bakayoko al posto di Lozek e avere un giocatore a tutta fascia.
Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Intanto Lozek sarebbe perfetto per questa rosa prendere un Cancelo, ragazzi, che difensivamente ovviamente nasce terzino, quindi avrà abbastanza delle capacità abbastanza innate. Poi sappiamo tutti, attenzione, sfonda Esposito ma viene distrutto da Cepitelli. Mi raccomando ragazzi, live martedì 9 giugno, ovviamente orario da definire, scrivete qui sotto nei commenti e rispondete al sondaggio nella sezione community per ovviamente avere tutto a portata di mano. Mamma mia Simeone, cosa ha sbagliato? Credo ragazzi che sia arrivato il momento di Bakayoko, perché Lozek difensivamente non mi sta piacendo. Bakayoko, benissimo ragazzi, dai, diamo un po' di verve a questa partita, perché sostanzialmente stiamo rischiando parecchio. Una vittoria sarebbe clamorosamente utile per noi, per il proseguo della Coppa Italia. Qualcosa di incredibile per questa rosa che dalla Serie B sta riuscendo a battere una squadra di Serie A. Non è la prima volta che accade, ricordo anche l'Alessandria, riuscì a proprio a giocare poi col Milan nelle fasi finali della Coppa Italia, quindi sarebbe un'impresa da non sottovalutare per la nostra Inter Primavera, però stiamo molto attenti perché ancora la partita non è finita, vediamo Radu se fa qualche cavolata, no, meno male. Comunque Sala ragazzi ha giocato divinamente, bravo Marco Sala. Palla per Van Oysden, in avanti per Ray Manai, ancora Sheehan Emmers. Comunque Manai si è comportato bene. Bakayoko, ragazzi, palla bruttissima di Emmers per Bakayoko. Ancora Emmers, bravo, si prende la palla. Kick Pierre, ancora Pierre. Palla in avanti per Sensi, ancora noi in avanti. C'è Baka, bravo Baka. C'è Esposito al centro, palla giù! Barella! Sciupa clamorosamente, facciamo gli ultimi cambi di questa partita. Agumè per Sensi che non ne ha più, Colidio per Esposito ragazzi, che anche lui è stanco. Basta, ce la giochiamo così, tanta roba il nostro Ray Manai comunque, che si fa trovare pronto dopo l'infortunio e segna addirittura. Dai ragazzi, resistiamo all'avanzata del Ninja e del Cagliari, dai ragazzi. Bakayoko sulla fascia, ancora Baka, sempre lui, vai Bakayoko, bravo, ancora lui, Bakayoko, palla in avanti, viene intercettato, attenzione il Cagliari, palla per Rog, ma si distrugge Sala, che cavolo fa, cade a terra, attenzione Rog, bravo Sala, dai, intercetta, niente, ok Barella, bravi ragazzi, palla per Facu, c'è Sala che scatta, supera tutti, Sala arriva davanti al campo, però Paloschi, addirittura in difesa gioca Paloschi, palla giù per Colidio, ok, ah che sbaglio io qua il tasto, non mi fate gol adesso perché butto tutto all'aria, vi prego, Nainggolan, manca 3 secondi, fischia, meno male che hanno perso tempo nella ripartenza, vittoria insperata della nostra Inter sul Cagliari ragazzi, tanti mi piace per questa partita, vi ricordo che abbiamo un bel gruppone Instagram, quindi se non ci siete scrivetemi in privato lì perché io vi aggiungerò, mi troverete come Zalco-Basso youtuber, migliore in campo ovviamente Ray Manai. Il Milan qui non c'è ancora, il 4-0 del Piemonte Calcio è la cosa che spicca di più. Vediamo un po' fino adesso come ci siamo comportati, dipende tutto da noi assolutamente, cioè vincere la Coppa Italia, siamo sempre a squadra di Serie B. Professore, gli è piaciuto il secondo tempo? Abbiamo giocato assolutamente meglio, non c'è stata partita fondamentalmente. Quanto è stato difficile impedire alla squadra Gallia di creare occasione al gol? Abbiamo fatto la nostra partita. Benissimo ragazzi, io direi che l'episodio può finire qui, vediamo un po' se c'è il ritorno. Esposito ci ringrazia per tutte le presenze e apprezzo il tuo impegno perché comunque è quello che si... Allora, abbiamo il rischio di perdere due giocatori, ovvero Sensi e Berni, a cui dovremo ovviamente aggiornargli il contratto. Mi raccomando ragazzi, commentate qui sotto, fate una bella un bel promemoria, una bella sveglia, con tutta una bella sveglia per martedì 9 giugno, perché ci sarà la live di Calciomercato, la nostra Inter Primavera. Adesso è veramente tutto, iscrivetevi al canale attivando la campanella, se vi va potete anche abbonarvi per delle fantastiche emoticon. Adesso è veramente tutto, ci vediamo presto, ciao Zeta Club.